oggi dinanzi a una situazione orrenda. Il sindaco Leccese il 4 settembre in maniera non ufficiale disse che il 2 ottobre a un'inquilina di qui sarebbe stato presente. Dov'è oggi? Dov'è? Dove sono stati sfrattati una coppia di ottantenni? Portati in una comunità. Comportati in una comunità. Come si può fare? Siamo stati di fronte a due sfratti esecutivi. Uno è stato portato a termine di una coppia di persone ottantenni anche una certa fragilità. E diciamo, c'è stato un invio dello sfratto di un'altra famiglia con diciamo, una situazione anche questa molto complicata perché con due minori di cui uno con una disabilità. E quello che colpisce anche in questo caso è il fatto, cioè davvero che proprio sia un'assenza istituzionale totale, nel senso che alla fine questo dovrebbe essere un progetto di social housing, che quindi dovrebbe nei fatti garantire diciamo, a delle persone di essere in una situazione di sicurezza con degli affitti premierati. Questo non sta accadendo e ci dispiace il fatto, dobbiamo prendere atto del fatto che stamattina il comune non è nemmeno presente, almeno per prendersi una responsabilità relativamente a delle persone che dovrebbe aver tutelato, dovrebbe tutelare e che per di più, ripeto, hanno aderito a un progetto che è di social housing e che il comune in passato ha anche sponsorizzati in maniera molto orgogliosa. I progetti di social housing nascono proprio per evitare situazioni come queste. In verità poi non solo c'è stata questa situazione, ma addirittura ci sono altri progetti di social housing in altri comuni e nello stesso comune di Bari, nonostante siano evidenti le inadempienze che ha avuto il comune nella gestione di questo social housing. Alla fine un progetto che nasce per tutelare soggetti che non rientrano nella povertà assoluta, ma nello stesso tempo non sono in condizione di potersi permettere un affitto diciamo ai costi di mercato, queste persone qua non sono state minimamente assistite da chi doveva vigilare su progetti di questo tipo.